Alla prima festa provinciale di Azione a Teramo, Carlo Calenda ha affrontato i temi della politica nazionale e regionale in un dialogo a tutto campo con Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro. Accompagnato dal coordinatore regionale Giulio Sottanelli e dal segretario provinciale Alessio D'Egidio, Calenda ha ripercorso i risultati ottenuti alle recenti elezioni regionali in Abruzzo, nonostante la sconfitta. L'alleanza con il centro-sinistra, che ha sostenuto il candidato Luciano D'Amico, presente in sala, rappresenta per Calenda un esempio di collaborazione utile da sviluppare con attenzione alle condizioni e ai progetti condivisi. Al centro dell'incontro il tema andare oltre il bipolarismo, che per Calenda costituisce un passaggio fondamentale per il futuro del paese. Eh sì, beh, mi pare che questa sia la necessità oggi, nel senso che, come vedete, tutti i giorni parliamo di gossip, polemiche, eccetera, poi alla fine la sanità non migliora, la scuola non migliora, i salari non migliorano. Allora noi abbiamo scelto di fare un percorso diverso. Qua siamo a questa festa, la nostra petizione, una legge di iniziativa popolare sul nucleare, sta raggiungendo il quorum in soli 2 giorni, segno che la gente vuole parlare di cose serie, di costo dell'energia. Si sono rotti le scatole di questo rumore di fondo che fa destra e sinistra continuamente. A livello nazionale l'Abruzzo come è visto? Il problema dell'Abruzzo è che è una regione molto isolata e la ragione per cui noi abbiamo voluto fare questa festa qui è dargli un risalto nazionale, perché alla fine rischia sempre di essere in un cono d'ombra. Poi ci sono le elezioni, tutti vengono qua, poi tutti non ci vengono più, non ci viene neanche il presidente della regione. Quindi voglio dire, mi pare che questo è il problema, bisogna tenere l'Abruzzo bene sotto i riflettori. L'evento ha rappresentato un'occasione per delineare una strategia di collaborazione che, secondo Calenda, dovrebbe essere basata su una visione politica chiara e condivisa, orientata a una vera alternativa al governo attuale. La festa di Azione è stata la prima ad essere stata organizzata dal partito sia a livello provinciale che regionale. Andare oltre in provincia di Teramo, dove si andrà oltre? Ma noi stiamo sostenendo le amministrazioni nelle quali correttamente siamo stati eletti. Quello che interessa ad Azione, lo abbiamo sempre ripetuto, lo abbiamo sempre detto, lo ha detto il segretario nazionale, sono i programmi, sono le idee, la misurabilità dei programmi e le idee camminano su delle gambe e quindi le persone che fanno parte di una comunità e riescono a tessere in maniera lungimirante il benessere comune della realtà territoriale. Quindi noi questo portiamo avanti, al di là degli steccati ideologici, al di là della partigianeria politica, andiamo oltre i partiti.